Buongiorno cuori, buongiornissimissimo. Allora, oggi facciamo uno scopriamo particolare, nel senso che metto a confronto il risultato di due resine diverse, sempre della Resin Pro. Allora, in questa, ma soprattutto in questi e questi. Allora, da questa parte ci sono quelli che ho lavorato con la liquidissima e anche qui la liquidissima, mentre invece di qua ci sono quelli che ho lavorato con la Art Pro e li ho lavorati con la stessa tecnica, lo stesso materiale, e per cui voglio vedere se ne escono delle differenze e parlarne con voi. Allora, intanto mettiamo da parte questi che sono quelli finali, che danno il tocco proprio in cui si dovrebbe vedere se c'è una differenza dovuta appunto al tipo di resina, alla densità e a tutto, e li spostiamo. Adesso procediamo. Allora, vorrei procedere a farvi vedere anche queste sfere che ho fatto e poi facciamo il confronto. Allora, le sfere le ho fatte con la liquidissima. Vediamo come vengono, poi devo fare tutto un lavoro di togliere e lucidarle. A me sembra che siano venute non belle, guardate, stupende. Adesso ovviamente va tolto questo, va lucidato, va limato, quindi c'è un lavoro lunghissimo, però sono soddisfatta. E questa è una. Qui questa sfera, devo dire che l'avevo già creata, era piena di bollicine, buchetti, e allora l'ho di nuovo messa nello stampo, questa volta in uno stampo più grande, per vedere se riuscivo a recuperarla. E devo dire che sono super felice, guardate che bella, si vede. Oggi c'è brutto tempo, quindi ho la luce solo della scrivania. Però sì, mi piace molto, e questa è la prima volta che lo faccio. Ho messo un soffione. Cuori, dovete sapere che con questa, anzi voi sicuramente l'avrete visto anche nelle vostre vicinanze, e che i prati sono praticamente rifioriti. Senza lo smog, con questa quarantena, sono rifioriti, e io davanti a me, davanti al mio balcone, un prato pieno di soffioni. Quindi ogni tanto, il prato è interno, vero? Io sono in un condominio che ha tutto un prato interno tra le varie caseggiate, quindi io posso scendere, mi metto la mascherina, i guanti, e esco a raccogliermi i soffioni, e questo è uno grossissimo. Adesso sto a perdere tempo, ma si fa fatica a toglierlo, quindi userò, ve lo farò vedere dopo per ultimo, perché cercherò di toglierlo con l'acqua e il sapone. Allora, il confronto è con questi due. Allora, questo liquidissima, questo Art Pro, fatti allo stesso modo con lo stesso materiale, per cui prima liquidissima, questo è il risultato. Adesso vediamo l'Art Pro. Ecco, vedete? Allora, io qui già noto la differenza.
i glitter non sono andati sul fondo come questi, ma sono rimasti un po' in sospeso. Vedete? Vedete che anche il retro è rimasto diverso? Quindi possiamo dire che a seconda di quello che desiderate dovete usare o questa è l'Art Pro o la liquidissima. Adesso vediamo se lo stesso risultato si ha anche in questi altri. Allora, questo liquidissima, e vedete che è andato sul fondo, e adesso vediamo se anche qui con l'Art, eccolo, è chiara la differenza che danno, chiarissima. Guardate, potete vederlo. Adesso vediamo liquidissima, vedete, guardate, Art Pro. Anche in questo caso però ce ne sono meno, vedete, va bene, magari ne avrò anche messi meno rispetto alla liquidissima, però tendono meno ad andare sul fondo. Se non se ne mettono tantissimi, quindi forse ne ho messi di più, ma ne dubito, non vanno sul fondo o vanno meno sul fondo, ecco. E adesso vediamo queste, le ho fatte con l'Art Pro. Eccolo qua. Vedete che qui sono tutti e due con l'Art Pro e sono più uniformi e sono stupendi. Stupendi perché adesso, se volete scoprire che pigmenti ho usato, dovete guardare il video acquisti che ho fatto della Resin Pro, perché devo dire che questi sono stupendi. Vi metto qui il link al video, così potete vedere cosa ho usato. Adesso passiamo a questi altri, spostiamo tutto e passiamo agli altri. Eccomi qui, ho spostato tutto, però volevo, allora, sono riuscita a gran fatica a togliere dallo stampo questo, però volevo dirvi che quando ho spento la telecamera per toglierlo dallo stampo, ho pensato di fare un'altra colata sopra a questi geodi, perché non, lo stampo era vuoto, cioè non era pieno fino in cima, quindi ho fatto un'altra colata anche qua. E adesso ecco qui, nel frattempo, visto che vedete qui ho usato del dorato, ho provato a fare quello che avanzava questi, ma sinceramente questi, insomma, boh, non mi soddisfano molto. Allora, questo, eccolo qua, vi giuro che non l'ho tirato fuori, ma non l'ho guardato del tutto, a parte questa parte qua che vedete che è stupenda. Oddio, vediamo, no, è acqua. Beh, cuori, che ve ne sembra? È ancora un po' bagnato, vediamo. Beh, io bagnato. Io lo trovo magnifico. Questo l'ho fatto con la liquidissima. Mi piace la prima volta. Adesso ditemi una cosa, cuori. Faccio sotto una colata nera o lo lascio così trasparente?
Vediamo un po' cosa posso metterci di scuro. Cosa dite? Se metto dello scuro sotto o così? Ditemi cosa ne pensate voi. Intanto mi piace tantissimissimo. Certo, uno lo usa come soprammobile, quindi lo mette su qualcosa di colorato e prende il colore di dove lo mette. In effetti, facciamo un esempio. Invece se io lo faccio nero sarà nero per sempre, ma uno se lo mette sopra a un colore, questo riflette il colore anche. Ok, ditemi cosa ne pensate. Adesso procediamo a vedere questi. Allora, questo è stato fatto con l'Art Pro e questo con la liquidissima, che adesso non ho qui. Poi ho fatto un ulteriore strato usando il pigmento dorato e un altro pigmento speciale che ho acquistato e che vedrete, avete già visto nel video acquisti. Per cui partiamo da questa, speriamo che non sia un fallimento. Allora, questa è la liquidissima. Oh, cosa ne dite? Guardate, si vede il dietro, si vede un po' il dorato. Stupendo. E adesso proviamo a vedere questo. Aspetta che lo sposto. Questo stampo l'ho usato tanto e le prime volte sono pure riuscita a rovinarne uno. Allora, questa è l'Art Pro. Ok, cuore. Allora, con l'Art Pro, se vedete, il bianco è più definito, si vede meglio un disegno. Qua si è mescolata il colorato, il bianco si è mescolato in questo. Ero dentro, sì. Invece qua vedete che è più definito, almeno, cioè, ditemi cosa ne pensate voi. Io vedo una differenza, come l'ho vista nei pendenti, nelle gocce che ho fatto. Magari è minima, però c'è. Qui c'è un disegno che si vede di più. Io volevo fare tipo petali e secondo me qua si vedono, e qui invece il bianco si è unito. Allora, tra i miei pensieri c'è anche un fatto. Cuori, bisogna tener conto non solo del tipo di resina, ma anche del fatto di quanto la fate riposare. Perché se la liquidissima la fate riposare e fate magari il disegno dopo tre quarti d'ora, forse potrebbe venire definito, però non lo so. Qui vedete che attraverso si vede anche il dorato, non lo so, bisognerebbe fare anche quelle prove lì. Per quello dico che la resina, cuori, è tutta fatta di prove, di prove per trovare quella migliore per ogni tipo di lavoro e di creazione, e anche prove sul tempo, sulla quantità, su tutto.
Bene, con queste mie riflessioni vi faccio vedere quello che ho fatto di nuovo. Ah, mi ero dimenticata anche questo. Questo era uno scartino. Vedete? È andato tutto sul fondo. Quindi qua ho usato la liquidissima, infatti. E qui si vede che invece ho usato l'Art Pro. Comunque, guardate che bello, che bello. Va bene, dai, cuori, basta. Adesso vi saluto, vi ringrazio di seguirmi. Ah, cuori, non guardate le mie unghie. Non volevo neanche, volevo farvi il video con i guanti. Purtroppo, lavorando con la resina e cercando di sformare, mi sono rovinata tutte le unghie. E poi io più di tanto non riesco a rifarmele da sola, perché non vedendoci bene vado molto fuori. Quindi spero che mi capirete e che non mi giudicherete. Un bacione grande, grande, grande. Ciao cuori, ciao!